Agenzia delle Entrate, continuano ad arrivare false comunicazioni, questa volta per rimborsi straordinari. Perciò vediamo insieme come riconoscerle. Radio UCI Focus. Con l'avviso del 29 ottobre, l'agenzia avverte i contribuenti su una nuova truffa via email per un falso rimborso fiscale. Infatti, come è successo anche in altre occasioni, i truffatori si fingono operatori dell'Agenzia delle Entrate, spronando i destinatari della email a compilare e rinviare un modulo allegato per poter ricevere un rimborso straordinario. Solitamente l'email che riceviamo ha come emittente un indirizzo estraneo all'Agenzia delle Entrate. L'oggetto dell'email è il rimborso straordinario. Il testo dell'email fa riferimento a questo falso rimborso fiscale che riporta un importo casuale e ha un allegato PDF. Inoltre vengono messi anche degli indirizzi e dei loghi falsi dell'agenzia. Poi al contribuente vengono richieste varie informazioni, e cioè l'intestazione della società, l'indirizzo della sede legale, la partita IVA, il nome dell'amministratore delegato, l'IBAN e l'intestatario del conto corrente. E insieme a tutti questi dati viene richiesta anche una copia del documento d'identità dell'amministratore, un secondo documento d'identità, patente o passaporto e la tessera sanitaria. E attenzione, perché questa comunicazione truffa potrebbe arrivare anche sugli indirizzi di posta certificata. Perciò, nello stesso avviso, l'agenzia raccomanda di non cliccare sui link, di non aprire, compilare e scaricare gli allegati, di non inserire credenziali d'accesso, dati personali e coordinate bancarie, neanche se dovessimo ricevere eventuali telefonate. Ad ogni modo, per maggiori dettagli e informazioni possiamo consultare la pagina Focus sul phishing sul sito dell'agenzia, oppure contattare direttamente gli operatori all'ufficio territoriale di competenza o tramite il sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. E per ora è tutto, al prossimo Focus!